Oggi parliamo delle 8 convinzioni che limitano la costruzione di un e-commerce e il successo per un'impresa. Ma allora dovrei fare un e-commerce, quindi alla fine mi basta un sito, giusto? Allora, il sito è sicuramente importante, ma è solo un pezzo. Prima di creare un e-commerce è necessario avere una struttura delineata principalmente da 4 punti. La prima riguarda la progettazione, quindi bisogna creare un progetto che sia ben strutturato e che ci siano gli elementi fondamentali per poter poi fare il passo successivo, che è appunto la costruzione del sito, dove è necessario scegliere una piattaforma di qualità che sia semplice da utilizzare e che permetta, diciamo, a qualsiasi imprenditore e azienda di poter crescere nel tempo. Il terzo elemento riguarda la promozione, cioè la capacità di capire che cosa stanno cercando i nostri clienti, e trasformiamo il lavoro, diciamo, di posizionamento attraverso la promozione, e quindi poi andiamo diretti a conquistare la fiducia di chi è interessato ai nostri prodotti. E per finire, il quarto punto fondamentale è la parte che riguarda l'ottimizzazione, cioè durante questi processi di cui abbiamo parlato prima ci sono sicuramente delle cose che abbiamo fatto bene, altre cose che sono da migliorare, quindi è necessario saper leggere i dati, capire cosa funziona e cosa no, e poi agire cercando di ottimizzare e quindi migliorare i risultati nel tempo. Però sai cosa? Ho sentito che basta fare le pubblicità e a quel punto tutto funziona. Le pubblicità, quindi la promozione, è un aspetto fondamentale, ma non è solo quello, perché se non hai costruito una strategia di marketing efficace, come per esempio aver fatto un sito che sia gradevole, che sia facile da utilizzare e ti permette appunto di far sì che chi arriva sul tuo sito, che comunque si trova in un ambiente in linea appunto con chi poi dovrebbe acquistare, magari ha difficoltà a trovare gli elementi, a trovare i prodotti, ad aggiungere i prodotti al carrello, magari i tasti non sono messi nel posto giusto, insomma ci sono una serie di cose fondamentali che bisogna strutturare, e questo ovviamente va a incidere sui risultati delle tue campagne, perché le ads sono fondamentali, perché se non hai traffico sul tuo sito sicuramente nessuno ti conoscerà, ma se non metti insieme una serie di elementi, come per esempio quello che abbiamo detto che riguarda un po' l'esperienza utente, ma anche una strategia di raccolta contatti, perché è fondamentale, per dire, raccogliere contatti in modo tale che possiamo ricontattare poi gli utenti attraverso appunto dell'email marketing, delle newsletter, dove possiamo proporre promozioni e prodotti nuovi in base alla stagionalità. Ma io ho un amico che aveva speso 1000 euro in pubblicità e ne aveva incassati solo 2000, quindi alla fine mi sa che non funziona. Ecco, bellissima questa, perché in effetti in parte ha ragione, perché se ci limitiamo a pensare, facciamo le campagne e abbiamo risultati, ci perdiamo tanto, ci perdiamo tanti elementi e rischiamo appunto di fare un calcolo, il cosiddetto ROAS, che è molto semplice, cioè io investo 1000, incasso 2000, quindi significa che ho un ROAS del 2, che ovviamente è abbastanza basso per poter sostenere tutti i costi. Quello che bisogna fare anche in questo caso è tenere in considerazione non solo questo dato, che è sicuramente importante, ma tenere in considerazione altri dati, come per esempio il numero di visite che abbiamo avuto sul sito, quanti step hanno fatto le persone per raggiungere, diciamo, la nostra pagina carrello, checkout e tutto quanto, in modo tale da comprendere effettivamente quali sono i punti critici dove noi possiamo andare ad ottimizzare e ovviamente raggiungere risultati migliori nel tempo. Questo lo vediamo comunque nel tempo, perché un altro elemento da considerare è anche la raccolta dei contatti che poi possiamo sfruttare, e poi a livello generale tutto questo ci aiuta ad aumentare i risultati in termini anche di ROAS. Però bisogna essere dei programmatori, mi sa, per avere successo con l'e-commerce. Allora, sicuramente avere un'esperienza nel mondo digital aiuta. È anche vero che oggi, fortunatamente, ci sono strumenti che ci permettono di costruire l'e-commerce veramente grazie ad una serie di click. Ci vuole sicuramente un po' di impegno per imparare, perché non sono, se uno non ha mai lavorato su un sito, non ha mai fatto nulla, sicuramente c'è qualcosa da imparare e da comprendere. Però è anche vero che adesso, negli ultimi anni, insomma, attraverso dei servizi che hanno semplificato tantissimo l'accessibilità al mondo del commercio elettronico, è tutto molto più semplice. Quindi fortunatamente la risposta è no, basta semplicemente mettersi d'impegno, cercare di acquisire le competenze giuste, trovarle nel posto giusto, e poi i risultati arrivano.
A proposito di competenze, io ho capito che da solo non ce la posso fare e ho deciso di rivolgermi a dei professionisti. Sai cosa è successo? Mi sono arrivati dei preventivi dai 300 euro per realizzare un progetto e-commerce ai 30.000 euro, se non anche di più. Ho una gran confusione adesso. È vero, è una cosa pazzesca questa, perché se noi cerchiamo online vediamo veramente delle robe assurde. Addirittura c'è chi dice che ti dà l'e-commerce gratis, comunque insomma, però molto spesso dietro c'è un po' nascosta, diciamo, la sorpresa. Quindi qual è la verità? La verità è che dipende da alcuni elementi. La prima è il tempo necessario, cioè nel senso che per costruire un progetto che funzioni comunque è necessario del tempo. Se ovviamente decidiamo di fare tutto in autonomia, basterà acquisire delle competenze, delle conoscenze, insomma, da parte dell'esterno, e magari con il tempo riuscirò anche a costruire con costi relativamente bassi il mio progetto e-commerce. Se invece mi rivolgo a qualcun altro di esterno, quindi chiedo di fare un progetto di un certo tipo delegando al 100% il progetto, magari i costi sono più alti. Poi dipende anche da quello che voglio fare. Se voglio semplicemente costruire un e-commerce che magari ha qualche centinaio di prodotti, magari con costi pubblicitari abbastanza bassi all'inizio, quindi per controllare e gestire la spesa, cosa che raccomando caldamente, oppure magari voglio investire in modo un po' più importante. In generale, quello che dico, insomma, è che ho visto in base ai dati dai miei progetti e-commerce, ma anche da quelli che gestiamo ogni giorno con scuola e-commerce, si potrebbe pensare che nell'arco di un anno un investimento dai 5 agli 8 mila euro potrebbe essere, diciamo, una spesa ideale che riesca a coprire la possibilità di acquisire le competenze necessarie, di fare gli investimenti pubblicitari che ci possono essere utili per far conoscere il nostro brand e ovviamente di pagarci i servizi necessari per ottenere quello che ci serve ottenere. Bene Fabio, mi hai rassicurato molto. E quindi se io lavoro bene per 3 mesi riesco a tirarmi fuori uno stipendio, giusto? Allora, questo è un altro aspetto importante, perché quello che succede là fuori è che ci sono magari tante persone che non sono, diciamo, imprenditori, non hanno il pensiero, diciamo, imprenditoriale, si lanciano in progetti nuovi, quindi ci sta che magari vengono da lavori da dipendente o magari da altro genere di lavoro, e quindi l'obiettivo principale è quello di lasciare un lavoro e crearsene uno. In realtà il mondo dell'imprenditoria in generale funziona in modo diverso, perché ovviamente se vogliamo crescere con la nostra azienda dobbiamo dare linfa vitale, quindi se per dire in qualche mese magari si riesce già da subito ad ottenere dei risultati interessanti, ma se togliamo linfa vitale, quindi i soldi per pagarci lo stipendio, il rischio è che il progetto non possa decollare. Quindi quello che dico è: teniamo in considerazione un arco temporale di almeno 12-18 mesi e capire ovviamente se si è in grado con le proprie risorse di poter gestirsi, diciamo, quindi costruire l'e-commerce e potersi mantenere, o altrimenti fare delle valutazioni intermedie, come spesso capita per chi vuole iniziare, diciamo, nel mondo dell'e-commerce, dove all'inizio imparano, costruiscono il progetto in autonomia e contestualmente comunque continuano ad avere le proprie entrate e quindi vivere serenamente senza l'ansia di dover ottenere risultati subito e magari rischiare un progetto che possa decollare e ottenere importanti risultati, poi gli vengono, diciamo, tarpate un po' le ali. Ho letto da qualche parte che l'email marketing è una cosa importante nell'e-commerce, però sai cosa? Io ho provato a mandare delle email, però non me le apre nessuno. Allora, questa cosa dell'email marketing è sicuramente un aspetto importante, se ne parla tantissimo, anche perché i giovani, no, pensano che l'email, visto che ormai li usano in pochi, non vengono aperte. In realtà, se si lavora bene, se si costruisce una strategia di qualità e soprattutto si tiene pulita la lista, cioè nel senso che abbiamo solo contatti interessanti perché abbiamo fatto un lavoro di acquisizione di qualità, quello che succede è che ovviamente avremo tante persone che apriranno l'email, ma non tutte la apriranno. Generalmente una lista gestita bene ha tassi di apertura che vanno dal 20 al 30-35%, dove sono risultati interessanti. Io mi ricordo quando ho iniziato a fare mail marketing che mi offendevo quasi, no? Quando mandavo, per dire, 200 mail e le aprivano solo in 40-50, e quindi dicevo: guarda, non li mando, visto che non le aprono, in realtà diciamo non ha senso. Invece dobbiamo guardare i numeri, siamo imprenditori, dobbiamo guardare i numeri. E giusto per farti un esempio, Vadim, per dire l'ultimo lancio che abbiamo fatto con l'azienda che gestisco, che è Bottega Sicana, attraverso l'invio di 3 newsletter per un lancio dei prodotti pasquali abbiamo incassato 10.000 euro con un investimento pubblicitario praticamente pari a zero, solo il costo del servizio, in che parliamo di qualche centinaio di euro della piattaforma di mail marketing. Per fare gli stessi, diciamo, le stesse entrate
con le campagne pubblicitarie avrei dovuto spendere probabilmente 1.500-2.000 euro. Quindi già questo ci fa capire come è importante utilizzare lo strumento, perché fa veramente la differenza. Bene Fabio, adesso che mi hai spiegato tutto sono finalmente pronto a fare tutto da solo. Posso andare? Allora, puoi andare, sicuramente è una strada. Come dicevamo prima, il tempo è un modo per iniziare, per poter gestire l'attività in autonomia. La costruzione dell'e-commerce la possiamo suddividere in due grandi fasi. La fase in cui inizio a progettare, a costruire il mio e-commerce e a crearlo in definitiva con tutti i servizi annessi, che è una parte in cui con il tempo io penso che si possa anche costruire in autonomia, magari andando a prendere le giuste informazioni da chi ne sa e chi lo fa soprattutto. C'è a dire che però quando il progetto parte, quindi quando l'e-commerce va online, ci sono una serie di attività aggiuntive che vanno gestite, quindi la gestione degli ordini, le spedizioni, il customer service, vedere appunto se funzionano i fornitori, aggiungere nuovi prodotti, insomma ci sono una serie di attività che rendono la gestione di un e-commerce in autonomia praticamente impossibile, se non diciamo molto molto difficile. Il mio consiglio, Vadim, è che do a te e do a tutti gli imprenditori, è quello sicuramente di avere le idee chiare e capire effettivamente già prima di costruire il progetto quale dovrebbe essere il team, che potrebbe essere diciamo di persone interne o esterne, si può decidere di fare anche un mix in modo tale che quando si parte già si hanno le persone giuste al loro posto per poter poi fare la differenza. Va bene, va bene, possiamo provare da solo. Benissimo, allora in bocca al lupo.